Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. L'Italia ha detto no al MES, la maggioranza si è spaccata, Lega e Fratelli Italia contrari e Forza Italia astenuta. Ieri ha detto sì al nuovo patto di stabilità. Qual è il saldo, positivo o negativo per noi? Ma guarda, pensandoci mi è venuto in mente che una parafrasi giusta è quella di Churchill dopo la conferenza di Monaco, no? Cioè, potevano scegliere di perdere la partita o di perdere la faccia. Hanno perso tutte e due. Perché dico questo? Perché se, come Giorgia Meloni ha detto fin dall'inizio del negoziato, sia sul patto di stabilità, sia sul MES, sia sui migranti, che il governo italiano adottava una logica a pacchetto, no? E cioè si negozia sullo stesso tavolo tra i vari dossier. Qui prendo, qui lascio, qui faccio l'accordo, qui chiedo una modifica e così via. Bene, se ieri abbiamo detto sì al nuovo patto di stabilità, tendenzialmente negoziato da Francia e Germania, ma con ovvie ricadute anche su di noi, si deve presumere che noi eravamo d'accordo su questo. Ma se il giorno dopo, come è accaduto, in Parlamento la maggioranza, spaccandosi, ma comunque il partito della Presidente del Consiglio, vota no alla ratifica del MES, allora c'è da pensare che abbiamo perso sul patto di stabilità e che questa sia una ritorsione. Nel qual caso, se abbiamo perso sul patto di stabilità, l'Italia pagherà un danno pesante perché dovrà fare un riaccostamento dal punto di vista del deficit molto oneroso. In più perdiamo la faccia in Europa perché siamo l'unico paese che adesso, persino con un voto parlamentare, dice no alla ratifica del MES che tutti gli altri 26 hanno già approvato. Quindi è un saldo lose-lose. Abbiamo perso da tutte e due le parti, se lo schema è questo. Mario Secchi, lo schema è questo. Ora vediamo.